Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io voglio intanto tornare sulla foto tra Joe Biden e Xi Jinping, che è il primo vero messaggio di pace in qualche modo rispetto a, alla crisi ucraina. Tanto non da solo, secondo me, perché è venuta fuori un'agenzia, non so se l'avete vista, in cui il ministro degli esteri russo, pare Lavrov, che poi non si è capito, stava in ospedale, faceva il turista in magliettina, ha fatto sta che era lì, e a un certo punto parla, parla Zelensky, lui resta nella stanza ad ascoltare Zelensky al vertice, come pure quando parla poi Lavrov, i capi di Stato e di Governo rimangono ad ascoltare, cioè non c'è più quel clima proprio da guerra fredda che invece si respirava. E questo credo sia un primo vero segnale positivo, così come è verissimo che in quella foto manca la terza parte, cioè l'Unione Europea. Manca, e lo cito come esempio, la crisi diplomatica in corso tra Francia e Italia, manca proprio perché vi sono questi atteggiamenti da parte dei governi, perché quel processo di unificazione europea, che è stato un processo monetario di successo, non ha avuto un seguito rispetto all'Unione Europea della politica estera comune, della politica di difesa comune. E fino a quando non ci sarà questo, non ci potrà essere, se non per una leadership momentanea, come avrebbe potuto essere sicuramente Angela Merkel in questa forma, non ci sarà spazio per un'Unione Europea che è invece ancora l'unione degli egoismi e delle divisioni. Si è comportato bene in modo sgangherato? No, io penso che si sia comportato in modo sgangherato e che abbia creato questo tipo di conflitto diplomatico con la Francia, proprio perché non si può chiedere solidarietà da un lato e poi ammiccare a Orban e alla politica dei veti sulla gestione comune delle migrazioni, chiedendo contemporaneamente solidarietà. Le due cose assieme non ci stanno. Io credo che invece gli egoismi dei paesi debbano fare un passo indietro su questo fronte, come sul fronte del come affrontare la crisi energetica e il sostegno ai cittadini con un nuovo Energy Recovery Fund. Credo che la fase di gestione del Covid ha mostrato un'Europa che poteva superare la fase degli egoismi. Però non c'è stato poi seguito. E da questo punto di vista quello che sta facendo il governo italiano incrudisce ed incrementa questo paradosso, la richiesta di un'Unione Europea che assieme affronta invece, il tema delle migrazioni. E invece poi facciamo ognuno per sé. Allora,